Franco, chi c'è al telefono? Emilia. Una vecchia pilota. Emilia. Un ex pilota. Un ex pilota che ha appeso le scarpette. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Il casco no che l'ha venduto, ha appeso solo le scarpe. Solo le scarpe. La possiamo soltanto salutare. La salutiamo. Ciao Emilia, dormi. 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 Gianfranco, allora, sei ritornato di nuovo alle gare? Sì, finalmente. Dopo tanto tempo, dopo un anno di assenza. Sei sorridente, sei felice? Sì, contentissimo. Beh, di fianco abbiamo un'altra persona che sorride pure. Sì, perché non c'è Emilia. Soprattutto. Contentissimo sorride. Ecco. Vedi, lo sanno tutti. Lo sanno tutti. No, no, tutto bene. Gianmarco è arrivato e siamo felicissimi perché era rosso adesso. Sui tempi invece. È arrivato Gianmarco, perfetto. Perfetto. Okay. Abbiamo chiuso. Va bene così, saluto a tutti, ciao, a Emilia, ciao. Ciao Emilia. Ciao, ciao, dormi, ciao. Dormi. Passiamo al gruppo RS Plus, classe RS Plus 1150, un grande ritorno alle corse del sul Fiat 600 Sporting, vince Gianfranco Covello. Allora, Gianfranco Covello invece è il promotore insieme a tutta la squadra lì di Cellara, quindi Ivano Venneri, Michele Bozzo, Gianmarco Tosti e quant'altri, del new entry nello Challenge Slalom Calabria per il primo slalom città di Cellara. Quindi 4 giugno, giusto? Giusto, 4 giugno vi aspetto. Grazie Gianfranco.